With the Trumpets su Radio Fra le Note. Angelo, è arrivato un momento speciale. Certo, è arrivato il momento per la rubrica Nuovi Spartiti. Abbiamo questa volta una ragazza, abbiamo quindi una donna. Finalmente, eh? Finalmente, eh? Abbiamo al telefono Stephanie Riondino. Ciao a tutti. Ciao Stephanie. Ciao. Tutto bene? Tutto bene, un po' stanca. Ah, sei un po' stanca. Che lavoro. Ah, ho capito. Però adesso ti sei ritagliata questo spazietto, giusto? Eh? Sì. Bene. Aspettavo. Bene, stavi aspettando, eh? Ma noi, vedi, sì, con questa musica un po' di sottofondo, io lo sai che ti vedevo sul palcoscenico ballando hip hop, eh? Perché io di te mi ricordo, infatti, io mi ricordo di te come una grande ballerina di danza hip hop, perché hai vinto un sacco di festival di danza, quindi un sacco di competizioni. E una domanda che ti vorrei fare è proprio questa. Quando hai scoperto di avere anche questo talento, diciamo, a livello vocale, come cantante? E quando la mia squadra di danza ha deciso di fare un musical. Ah, ok. Autoprodotto da Immagine Danza Che salutiamo. Mi sono trovata più nella parte di cantante che di ballerina, diciamo. Sì. E ho deciso di intraprendere questa strada. E piano piano sta andando sempre meglio. Perché so è che è durissima, ma ci credo tantissimo. Sì, ma io la vedo in salita. Poi te non lo so, ma io la vedo in salita, perché hai partecipato. Salitissima da faticare. Però ci si crede. Sì. E spero che prima o poi, con la tenacia. Sì, perché intanto hai partecipato anche già a diversi concorsi, giusto? Anche a livello nazionale. Sì, parecchi, parecchi. Bene, bene. Una cosa che volevo chiederti, dei progetti, se ci sono dei progetti quindi futuri, eventualmente dei contatti, se qualcheduno vuole ascoltare, anche se è un sito, se è una pagina pubblica Facebook. Sì, guarda, su Facebook, su Stefania Riondino c'è la pagina fan, sì, e su YouTube se digitano il mio nome trovano ogni qualsiasi cosa. E come progetti nulla, attualmente stavo lavorando con Riserva Sonora, sì, ora sono iscritta a Sanremo Giovani. Bene, stiamo, bene, una buona risposta. Faremo il tifo per te. Speriamo. Sì. E progetti, sto lavorando anche con un signore che si chiama Sergio Usai, che mi sta preparando dei pezzi e piano piano qualcosa è imbastito. Bene, l'ho bene. Ho da tutto. Però qualcosa di carino dovrebbe uscire a breve. Sì, ma sicuramente. Ora, prima di andare a ascoltare un brano tuo, ovviamente, non scritto da te, perché so che è stato scritto da Marco Mori e Elisabetta Venditozzi. Sì. E questo brano si intitola appunto Piccola Regina. Ci vuoi dire un po' il significato anche di questa canzone che ci andremo ad ascoltare tra breve? Ma questa canzone è una canzone a cui tengo molto io. Sì. Dedicata a una ragazzina che ballava dove ballavo io, Immagine Danza, che durante le prove per un'esibizione purtroppo ci ha lasciato, è volata via. Riesco neanche a parlarne, guarda, penso che la canzone parli da sola. Va bene, allora noi non rubiamo ancora altro tempo e ci andiamo ad ascoltare Stephanie Riondino con la canzone Piccola Regina. Ciao, grazie a tutti. A 16 anni non si può partire verso quel viaggio che non voglio dire. I tuoi sorrisi, le tue aspirazioni, i tuoi colori ed il tuo grande cuore. A 16 anni un solo grande amore, salire su quel palco per volare. Le tue scarpette di costumi nuovi, la gente in estasi che sta a guardare. Così eri tu, libera lassù. Così resti tu, che adesso puoi danzare quanto vuoi.
stai su un'isola un po' più distante, per non lasciarti ancora andare via, ti penso forte e scrivo una poesia. Così